Bella raga, buongiorno. Dunque, manca pochissimo l'ufficialità, ma ormai ci siamo. Gonzalo Higuaín è un nuovo giocatore del Milan. Lo sarà in prestito oneroso a 18 milioni di euro con un riscatto fissato sui 35-36 milioni di euro. Alla fine dovrebbero andare le casse alla Juventus intorno ai 55 milioni e dunque plusvalenza per la Juventus, ciò che conta in questo periodo per un incorrere nel fair play finanziario. Molti dicono perché proprio al Milan, io questo non lo so, noi ci tocca fare i tifosi e non ai dirigenti. Dunque io non me la sento di criticare la società, perché è una società che ti acquista il giocatore più forte del mondo attualmente insieme a Messi, perché chi mi conosce sa che io sono un estimatore di Messi, e dunque adesso che Ronaldo è alla Juve non è che è cambiato qualcosa. E quindi non possiamo criticare una società che ti acquista Cristiano Ronaldo soltanto 10 giorni fa. Un motivo sotto ci sarà, che sia plusvalenza, che sia, non lo so, un accordo che poi capiremo fra 1 o 2 anni. Io questo non lo so, non lo posso sapere, lo sanno solo loro. Certo, mi fa strano che può darsi che davvero sia l'unica offerta arrivata, quella del Milan per Higuaín, e la Juve se ne deve sbarazzare per i paletti del fair play finanziario. Anche se al momento non ne ha bisogno, però è meglio non incorrere in questi paletti finanziari. E la cosa più strana che mi fa a me, sinceramente, è caldare a Bonucci un cambio alla pari. Sicuramente Bonucci ha più esperienza in campo, in ambito sia europeo sia di Serie A, però Caldara è un giocatore con un futuro secondo me assicurato, perché mi piace un casino, ha 24 anni, mentre Bonucci quest'anno va per i 32. E ragazzi, io non lo so, a me spetta soltanto di prendere atto di questa cosa, perché io faccio il tifoso e non faccio il dirigente. Dunque a me dispiace, ringrazio Higuaín, a me dispiace un sacco, perché io sono innamoratissimo di Higuaín. In 2 anni ha fatto 55 reti nella Juve, tra cui molte decisive. Vai a vedere quella contro l'Inter, l'ultima per lo scudetto, i gol fatti con Napoli, contro il Napoli, i gol anche in Champions League con lo Sporting Lisbona che ci ha fatto qualificare, con il Tottenham che ha dato il pareggio per poi andare a vincere. E quindi devo solo ringraziare Gonzalo Higuaín. Il Milan fa un grandissimo acquisto, prende un grandissimo attaccante, e speriamo che non ci purghi come ha fatto con la maglia della Juve contro il Napoli. Ma comunque io gli auguro sempre il meglio a Higuaín, non potrei fare altro, lo devo solo ed esclusivamente ringraziare per quello che ha fatto in questi 2 anni alla Juve. Mi dispiace, un motivo sotto ci sarà e lo scopriremo magari solo vivendo. Per il momento questo è Gonzalo Higuaín, un nuovo giocatore del Milan, e a breve ci sarà l'annuncio anche per lo scambio alla pari di Bonucci, Caldara. Entrambi, sia Juve che Milan, sono contenti perché fanno entrambe plusvalenze, perché Caldara è valutato sui 30-40 milioni di euro, poi le cifre esatte le sapremo dopo. E che dire raga, a me dispiace, ma comunque noi dobbiamo solo tifare la squadra, dobbiamo criticare, non possiamo criticare una squadra che comunque ti ha acquistato Cristiano Ronaldo e comunque resta la favorita di questo campionato, perché forse sulla carta quello che dà un po' fastidio è l'Inter, che sta facendo un grandissimo calciomercato insieme al Napoli, ma alla fine sulla carta la Juventus resta la favorita almeno per il campionato, anche se io tifoso vorrei quella maledetta coppa che manca dal 96, da 23 anni. Vediamo se arriverà, e la Juventus io credo che farà di tutto per vincerla quest'anno. Anche l'acquisto di Bonucci magari influisce, perché acquisto un giocatore esperto in Europa rispetto a un giocatore come Caldara, che è bravissimo, ma è ancora certo. Vedremo cosa succede. Comunque Bonucci, Higuaín e Caldara sono ormai quasi ufficiali, tra oggi e domani arriverà l'ufficialità. Giocatori del Milan, Bonucci ritorna alla Juve. Ditemi voi cosa ne pensate, ragazzi. Per il momento è questo, è sempre fino alla fine. Ciao, adio.